Il bello della comunità del cibo. Di Gianna Fabrizi e Pietro Gasparri. Siamo a Festambiente edizione 2014 a Rispescia, in provincia di Grosseto, nel parco regionale della Maremma. Una nuova edizione, la 26esima, il cui titolo è bello vivere in Italia. Dove si racconta tutto il bello del nostro paese. In questa cornice dove si intrecciano bellezza, cultura e rispetto per l'ambiente, non poteva mancare la comunità del cibo e energie rinnovabili. La comunità del cibo e energie rinnovabili nasce nel 2009. Come si è evoluta nel corso di questi 5 anni? Sì, ha fatto un lungo percorso. Dal 2009 eravamo partiti come 5 aziende con questo progetto nato da COSVIG e da Slow Food Toscana e dalla Fondazione Slow Food per le Biodiversità. E da lì oggi siamo approdati che siamo già 14 aziende, dove tra queste 14 aziende c'è anche un consorzio della pecora pomarancina e un altro gruppo di aziende che sono Terre Calde di Toscana, un'associazione di pomarance. Quindi si vede che in questi anni più aziende hanno creduto in questo progetto e il progetto sta avendo i suoi risultati, sta partecipando a manifestazioni importanti. Uno degli obiettivi della comunità del cibo è di far vedere l'idea, il progetto in sé per sé, la bontà del progetto, e che questo progetto si possa replicare anche in altri territori come il nostro. La vogliamo spiegare qual è l'idea della comunità del cibo? Sì, l'idea è cos'è, perché lei nasce per promuovere le aziende che utilizzano energie rinnovabili e sarebbe semplice un acquista sulla rete energia prodotta, energia pulita. Già questo è un buon risultato, però tutte le aziende cosa c'è? La producono direttamente anche loro, è una cosa diversa, ci devi credere in questa cosa qui da un punto di vista ambientale, perché minimo il 50% dell'energia che te vai a utilizzare autoprodotte in azienda. Che cosa vuol dire far parte della comunità del cibo e energie rinnovabili? Vuol dire proprio questo fatto qui, crederci in primo luogo. Come comunità del cibo si partecipa anche con l'Università di Pollenzo, enogastronomico, vengono diverse scuole a farci visita nelle varie aziende e quindi spiegare anche ciò che te stai facendo, in modo da fargli capire tutta la bontà che c'è dietro. La filosofia che era legata a Slow Food, del buono, pulito, giusto e anche rinnovabile. Essere soci della comunità del cibo si intende questo, mettere insieme tutti questi valori e tutti questi valori riuscire a tramandarli, a trasmetterli a tutte quelle aziende o scuole che vengono a visitare le aziende. Ecco, è questo il punto focale della comunità del cibo e che in questo modo gli sta facendo avere degli ottimi risultati. Bene, allora tra poco ci sarà anche una degustazione, noi non vediamo l'ora perché così assaggeremo i prodotti della comunità del cibo e energie rinnovabili. A dopo. Com'è? Buono, buonissimo. Il pesto com'è? Ottimo. Che cosa avete assaggiato? Per ora formaggi. Com'erano? Ottimi, soprattutto quello al pepe, eccezionale. La birra l'ha bevuta, signora? Non ancora. E com'è allora? Buona, molto buona. Vediamo. Buona, ma io preferisco l'azzurra comunque. La doppio malto non mi piace. Guys. La birra Guys sarebbe? Sfruttando la geotermia noi abbiamo dato nome anche alle birre, la Guys che è una pale ale.
E dallo stand della Comunità del Cibo è tutto e noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana.